Adesso andiamo al contattismo. Vi cito solo un paio di casi. Giorgio Di Bitonto, nel suo libro Angeli in astronavi, Giorgio Di Bitonto racconta i suoi contatti assieme ad un gruppo di amici, compresa la moglie che aveva allora, avvenuti nel 1980 nella zona vicino a Genova, con lo stesso gruppo di esseri che contattarono Giorgio Adamski, che si presentarono ad Adamski, contattista polacco-americano, negli anni 50 come extraterrestri provenienti da Marte, Venere e Saturno. Ma lui gli dicono: siamo noi gli angeli della Bibbia. Infatti Adamski, che questa rivelazione non gli fu data, nel suo ultimo libro scrive queste parole. Questo è l'ultimo libro di Giorgio Adamski. I dischi volanti torneranno. Ho condotto delle ricerche sull'argomento anche perché gli extraterrestri incontrati mi hanno parlato sovente delle visite da loro compiute sulla Terra nei tempi biblici. Poi leggiamo ancora, un ministro del culto mi ha confidato di fatto di aver trovato più di 350 riferimenti, simili riferimenti nella Bibbia. Quindi la Bibbia è un libro storico che parla di eventi che l'umanità, che non aveva la scienza e la tecnologia, parla, vedeva, li raccontano e li chiamano nuvole. Mio nonno, classe 1800, gli aerei non li chiamava aerei, li chiamava gli uccelli di ferro, perché nella sua cultura agropastorale ciò che era in cielo era un uccello, non riusciva la sua mente ad adeguarsi al termine aereo, aeroplano, avioggetto. Erano le nuvole di Isaia, di Erano le cielo, nuvole, non esatto, avevano erano ecce, quindi altri modi per descrivere il fenomeno. siamo nella stessa condizione. Quindi torniamo a Di Bitonto. Quindi prima c'è un incontro con un essere che si presenta come l'arcangelo Raffaele e si mostra come essere di luce. Poi viene a bordo di un mezzo spaziale che si trasforma da grande piatto argenteo a vetro fuso col peltro, esattamente quello che descrive il profeta Ezechiele quando vede questo turbine arrivare. A luce di vario colore, a bordo si intravedono altri esseri e i movimenti, le dinamiche e la velocità mostrano una realtà che va oltre le leggi di questo mondo. Più tardi mi verrà spiegato meglio e fatto comprendere che quel disco volante è la stessa nube biblica che si manifesta come la gloria e la potenza del Signore e dei suoi angeli, con il loro splendore e con le loro materializzazioni e smaterializzazioni. Ma oggi le possiamo vedere, ve ne faccio vedere una, di un altro contattista che si chiama l'americano Howard Menger, che anche lui. C'è una sua testimonianza, ma non ce la facciamo ad ascoltarla perché vorrei dare spazio alle domande. Sto concludendo. Qui vediamo, anzi, no, prima ve lo dico. Allora, perché l'uomo luminoso, poi quello che mangia la carne e il pane, questi esseri hanno la capacità di mettere in forma controllata la formula di Einstein, E uguale mc quadro, cioè l'energia e la materia sono due facce della stessa medaglia, cioè loro possono trasformare una massa materiale o biologica in energia e ritrasformarla in materia a volontà. Quindi, quando si parla delle nubi di luce, si parla di questi oggetti qui. In questo filmato, che tra l'altro Menger, contemporaneo del mio padre spirituale, che fu Eugenio Siragusa, gli mandò all'epoca la bobina del filmato. Però gli chiese a Eugenio di non dire il suo nome. Infatti, Eugenio diceva: me l'ha dato un sergente americano, che era vero perché era militare all'epoca, Menger. Eccoli qui, vedete, in questo classico movimento che noi, diciamo, ricercatori chiamiamo foglia morta, perché vedete, prima era energia, adesso è semimateriale. Qui è il classico disco volante, diremmo adamskiano, però è in forma totalmente energetica. Ecco perché le chiamavano le navi di fuoco, perché emanavano cioè nel momento in cui erano energia. Guardate questa sfera che ballonzola dietro questo ramo, poi metallo e poi energia. Quindi la tecnica di civiltà, migliaia e migliaia di anni o milioni di anni più avanzata di noi, è inimmaginabile. Prendete il vostro cellulare, solo 50 anni fa gli scienziati non ci avrebbero capito nulla. Tra l'altro qui c'è il fenomeno della luce tronca, vedete, esce e rientra.
Quindi questo vuol dire che le navi generano dei campi per cui i fotoni incominciano a uscire e poi li fanno rientrare. Io questo fenomeno l'ho visto dal vero in un avvistamento che ho avuto in Sardegna. Guardate qui, anche qui la nave, vedete? Si intravedono le sfere del carrello di atterraggio e l'ala circolare del disco è più, diciamo, in fase energetica, mentre la parte centrale dell'astronave è più materiale. Quindi stiamo noi oggi, dopo 2000 anni, possiamo vedere le stesse cose che gli antichi profeti vedevano migliaia di anni fa. E sono ancora affascinanti adesso, nonostante siano passati 60 anni e siamo abituati agli effetti speciali più incredibili che si possano vedere. Questo è il mio padre spirituale, Eugenio Siragusa, colui che dall'ignoranza mi ha portato alla conoscenza e ha dato il via a una inaspettata e impensabile trasformazione della mia vita. Se io oggi sono qui a spiegarvi queste cose, lo devo a lui e poi a Giorgio Bongiovanni, con cui tutt'oggi collaboro. Ma Eugenio è il primo che in tempi moderni ha la missione specifica di spiegare e di diffondere al mondo che gli angeli di ieri sono gli extraterrestri di oggi. Eugenio ha rivelato la più sconvolgente realtà dell'era moderna. Gli angeli di ieri oggi si rivelano come extraterrestri o messaggeri di armonia e giustizia universali. Vi ricordate il documento militare? Vengono in pace e meditano sull'assestamento di questo piano. Lo dicevano già i militari prima di Eugenio, ma purtroppo il documento è venuto fuori nel 2011. Perciò l'esperienza dei contattisti non è altro che ciò che nell'antichità veniva chiamato profetismo, cioè il profeta era un contattista che si incontrava con gli angeli. Semplice, infatti Eugenio ha scritto migliaia di messaggi dove spiegano gli esseri stessi la rava e la fava dell'altissima scienza spirituale cosmica, cioè spiegano la natura di Dio, la natura della creazione. Per questo io do questi libri, perché lì trovate un mare di roba che vi apriranno, vi apporteranno nella vostra vita delle cose che voi non immaginate nemmeno. Tra l'altro Eugenio è l'unico che gli esseri li ha fatti vedere. Questa è la foto di Astar Sheran, che è la foto, ve la dico in termini teologici, è l'arcangelo Michele. Questo è il suo volto astrale, chiamiamolo così. Questo invece è un essere di luce, un uomo, uno di quegli uomini luminosi di cui parla Teresa Neumann, e sono esseri androgeni, sono maschio e femmine, infatti ha, diciamo così, teologicamente l'occhio dell'amore femminile e l'occhio della giustizia. Vedete, sembra il volto, se ci guardate bene la bocca, sembra il volto di un bimbo, di un ragazzino di 8-9 anni, e questo essere ha miliardi di anni. Qui c'è un apparecchio che loro chiamano apparecchio astroaudio, è un traduttore universale, cioè lui parla nella sua lingua e se davanti a lui ci sono persone di diversi continenti o addirittura diversi pianeti, ognuno sente nella sua lingua. Cioè l'apparecchio entra nelle onde cerebrali, insomma, traduce contemporaneamente. Il terzo occhio è aperto, infatti escono questi fiotti di energia. Quindi è un essere, questi sono gli dèi dell'antichità. Questa è una serie di foto che Antonio Giannuzzi, un fotografo, un amico di Eugenio di Lecce, aveva la macchina fotografica e lui non vedeva nulla e Eugenio gli dice scatta lì, scatta lì, scatta lì, poi vanno a sviluppare le foto, esce sto disco volante che ha una cupola, una cupolina trasparente che da materiale diventa energia. Quindi oggi questa religiosità o questa religione va adattata, non siamo i pastori, i nomadi, i cammellieri di 2000 anni fa, oggi abbiamo la scienza, quindi la religione oggi ha perso interesse, non ha attrattiva perché è rimasta ferma a dogmi vecchi, stravecchi, che non ci danno più nessuna soddisfazione né alla mente né allo spirito. Quindi questi esseri contattisti e questa realtà è qui per spiegarci che cos'erano quelle parole che Cristo ci dice, quindi siamo in quel tempo di quei grandi accadimenti che annunciano che siamo nel periodo in cui Cristo si può manifestare al mondo. The Bongiovanni Family, la voce degli extraterrestri. Il sito ufficiale di Giorgio Bongiovanni. Documenti, immagini e testimonianze su una delle storie più straordinarie di tutti i tempi.
l'apparizione delle stimmate e le indagini medico-scientifiche. Più di 1 miliardo di persone incontrate in tutto il mondo. Filmati e interviste esclusive sul fenomeno extraterrestre. Il testo inedito della madre di tutte le profezie. Un archivio completo dei messaggi dal 1990 ad oggi, con dossier e ricerche su temi di estrema attualità. Una chiave di lettura chiara e completa sui fatti che sconvolgono il mondo. Una risposta per chi cerca la verità.